Il provveditore regionale, dirigente generale Lucia Castellano, ha visitato l'istituto penitenziario. Il provveditore ha espresso profondo apprezzamento per l'organizzazione complessiva dell'istituto e per i risultati raggiunti. Nel corso della visita ci si è soffermati in primo luogo sull'organizzazione delle sezioni in media sicurezza, sui provvedimenti per fronteggiare il caldo estivo e sui progetti di sviluppo delle attività lavorative, anche alla luce dell'interesse manifestato dalle associazioni datoriali e da alcune aziende locali. Il direttore del carcere di Benevento, Gianfranco Marcello, non può che ribadire che nulla di tutto ciò sarebbe stato possibile senza la fattiva collaborazione, la professionalità e l'impegno di tutto il personale a cui è stato esteso il positivo giudizio. Parole incentivanti e stimolanti del provveditore devono servire a darci forza ed energia per superare le residue criticità presenti, avvalendosi dei numerosi punti di forza dell'istituto. Il presidente dell'USACLI di Benevento, Alessandro Pepe, è stato ospite della trasmissione Brexport Estate Live. Intervistato da Alfredo Salzano, ha parlato della ricca programmazione sportiva estiva a Benevento e nel Sannio, che avrà quale fiore all'occhiello la kermesse per correre la storia, gara podistica notturna nel centro storico del capoluogo sannita. Sentiamo cosa ha aggiunto il presidente Pepe nel format di TV7. Alla luce del rilancio che c'è stato lo sport dopo il Covid, non ci siamo mai fermati, siamo partiti con tutte le attività invernali, ma siamo arrivati partendo da giugno con il villaggio che c'è stato a Piazza Risorgimento, che sicuramente è una novità, una bellissima novità di sport a Piazza Risorgimento. Stiamo andando spediti verso un'estate che sarà all'insegna dello sport, del conviviale e soprattutto anche della solidarietà. Avremo in provincia tutto una serie di eventi a Bocca della Selva, da Pollosa a Sassinoro, in tanti piccoli centri della provincia. Poi dopodiché invece ci sposteremo, grazie veramente al sostegno anche del comune di Benevento, della provincia, che ci stanno veramente dando una grossa mano come coorganizzatori, ritorneremo con Percorrere la Storia, che è un evento ho lo sfondo non apposta alle mie spalle, è un evento che torna dopo l'edizione, l'ultima edizione prima del Covid, che quest'anno però non sarà una gara, ma sarà un evento, quindi è corredato da una 3 giorni fatta di eventi all'atere, oltre che la gara notturna che si snoderà per tutti i centri, i monumenti della città. Ci sarà un villaggio olimpico allestito a Piazza Roma, dove stiamo veramente creando un momento attrattivo importante, grazie alla collaborazione con tante aziende e con tanti partner, non ultimo, anzi vi ringrazio già in diretta, voi come radio e come televisione sarete l'emittente ufficiale che seguirà tutta la diretta. Stiamo creando degli eventi anche turistici con la Proloco Sannio, quindi abbiamo pensato che lo sport a Benevento non deve essere la pura gara sportiva, il momento stretto per l'atleta, ma deve essere un momento di turismo, di presentazione di stili di vita sana. Faremo dei convegni, quindi presenteremo anche un modus diverso di porsi nei confronti dello sport, quindi vi chiedo veramente di farvi un giro a Piazza Roma all'Arco di Traiano tra i giorni dal 22 al 24 di settembre, perché avremo tantissimi eventi da presentare e credo che saranno delle belle serate, sperando che il tempo ci dia veramente una grossa mano. In occasione della giornata del sacrificio del lavoro italiano nel mondo, istituita dalla Presidenza del Consiglio nel 2011, in ricordo della morte in miniera l'8 agosto del 1956 nella città belga di Marcinelle, di 162 lavoratori italiani insieme ad altri 100 minatori di altre nazioni, il presidente della provincia di Benevento, Lino Lombardi, ha voluto ricordare che quella sciagura tocca particolarmente i cuori e le menti degli italiani e dei sanniti. La tragedia di Marcinelle, ha sottolineato in una dichiarazione il presidente Lombardi, ancora oggi suscita commozione perché i nostri connazionali minatori erano emigrati nel nord Europa in cerca di una vita migliore nell'ambito di un'intesa stipulata 10 anni prima tra il governo italiano e quello belga, che formalizzava lo scambio tra la forza lavoro nel nostro paese ed il carbone nel nord Europa. È quindi nostro dovere dedicare a quei lavoratori deceduti sul loro posto di lavoro il nostro pensiero ed il nostro ricordo, come monito per i caduti sul lavoro in patria e all'estero.
Il consigliere con delega per incarichi speciali, Rosario Guerra, ha celebrato la giornata del sacrificio del lavoro italiano nel mondo, deponendo in rappresentanza del sindaco Clemente Mastella un fascio di fiori presso l'azienda IMB di Contrada Olivola, luogo dove il 2 agosto dello scorso anno perse la vita l'operaio Pellegrino Ciotta a seguito della rottura di alcune cinghie che tenevano sollevato un sacco di polimeri di plastica. La giornata del sacrificio del lavoro italiano nel mondo, come noto, fu istituita dalla Presidenza del Consiglio per ricordare tutti i connazionali caduti sul lavoro in patria e all'estero, proprio nel giorno in cui si verificò per l'appunto la tragedia di Marcinelle. È stato definito da parte del comune di Ginestra degli Schiavoni il programma degli eventi e delle manifestazioni estive che allieteranno a cavallo di Ferragosto le strade e le piazze del centro Fortorino per l'estate ginestrese. L'occasione è data dalle celebrazioni in onore della festa della Madonna dell'Assunta e dell'edizione 2023 della festa dell'emigrante. La serata clou è senza dubbio il 15 agosto con il concerto di Tony Colombo. Il cantautore neomelodico di origini siciliane è pronto a coniugare una nuova magica empatia con il pubblico cantando i maggiori successi del suo vasto repertorio in quello già che si preannuncia come un favoloso e imperdibile appuntamento musicale. Il sindaco Cataudo e l'amministrazione attiva sono in stato confusionale. Arrivare a scrivere alla prefettura sulla questione degli immobili destinati a servizi di accoglienza, che il comune non ha ricevuto alcuna comunicazione al riguardo, quando è stato lo stesso ente locale, a firma del sindaco, a inviare gli atti il 20 luglio scorso all'ufficio territoriale del governo, rileva un vulnus nella struttura comunale e nel rapporto con le istituzioni senza precedenti. Ad affermarlo sono i consiglieri comunali di opposizione di Ceppaloni, Ettore De Blasi ed Emanuela Barone, Bruno Mazzone e Clorindo Tranfa, che annunciano un'interrogazione sull'apertura di un centro per immigrati nel comune di Ceppaloni. Permane alta la tensione nelle carceri della Campania, una situazione sempre critica ed allarmante, commenta Tiziana Guacci, segretario regionale per la Campania del sindacato autonomo Polizia Penitenziaria Sappe, il primo e più rappresentativo della categoria. Dopo una lite in infermeria, un detenuto ha buttato una bomboletta di gas incendiaria nella cella dell'altro ristretto con cui aveva litigato. Il pronto e tempestivo intervento dei poliziotti penitenziari con il piano di intervento ad hoc ha evitato una tragedia, ma anche questo grave fatto conferma la tensione in atto nel carcere di Ariano Irpino e nelle altre carceri regionali. Per Donato Capece, segretario generale del SAP, è necessario ripensare completamente la questione penitenziaria. Il SAP denuncia le ipocrisie e la diffusa indifferenza dell'amministrazione, a cominciare dai vertici del provveditorato regionale di Napoli e del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria stesso. Il Benevento Calcio comunica il dato aggiornato relativo alla sottoscrizione delle tessere per la campagna abbonamenti relativa alla prossima stagione 2023-2024 Fai la tua mossa. Gli abbonamenti sottoscritti in prelazione all'8 agosto sono 931. È tutto con questa notizia, vi aspettiamo alla prossima edizione del VG7 Flash, oppure vi invitiamo a consultare la versione online delle nostre news www.tv7.net oppure sull'app TV7 Benevento scaricabile gratuitamente su tutti gli smartphone.